devo essere o scoccata o entusiasta o incuriosita dal contesto assurdo, ridicolo, invece di bellezza, cioè ci deve essere qualche cosa in più, se no. Scoccia se mi conosco, adesso il tipo di me riconosciuto, quindi già mi sarebbe passata la voglia, perché quello è un incidente, a quel punto non ti senti più libero neanche di ironizzare, un equilibrismo, perché vuoi dire la verità, però c'è una persona che è stata gentile con te, tu non puoi essere scortese con una persona gentile, cioè sarebbe una cazzonata pazzesca, però l'ideale è non conoscere nessuno, non voler mai conoscere nessuno. Vivo su Sole 24 Ore, non è la TV, cioè praticamente la mia faccia non la conosce nessuno, proprio una... E purtroppo tutte le cose tecniche sono noiose, no? Sembra di leggere la rivista Metro, giù di lì, no? L'elenco di... Cioè uno cerca sempre un po' di fascinazione, di atmosfera, di ambiente, perlomeno io quando leggo, se devo leggere l'elenco dei piatti, per esempio quelle bellissime recensioni che si trovano su internet con la fotografia del piatto e la descrizione, all'inizio ho detto madonna che ideona, poi ho cominciato a stufarmi subito perché... Non so, non mi danno l'atmosfera vera, sì, diventa tutto una specie di uniformità tra questi piatti fotografati. Beh, forse anche per fotografare bisogna avere del genio, quella lì la vostra prediletta, Cavoletto. Infatti, perché ce l'hai contro gli scuotitori di vini, Camille? No, guarda, lì non lo beve più nessuno. No, mi sei quando vedi quelli che stanno tutto il tempo così col... tremito ormai, no? Sono come quelli che fanno ballare la gara. Sì, per mangiare, ma è quello che ognuno credo vorrebbe sotto casa, che è il bello della civiltà dei consumi industrializzata, cioè che hai tanto riunito bene con quanti sei, senza avere quello schifo di cosa di massa che tu dici, oddio, sono nel centro commerciale. Invece è l'atmosfera da piazza italiana, da mercato. Per me è stato uno spasso, mi auguro che lo facciano dappertutto, perché poi esci di lì e vai all'aeroporto e ti incazzi che non ci sia anche lì, perché non me lo fanno anche a Fiumicino. Farinetti è d'accordo, ha programmato un migliaio di aperture. Il paradosso è che è una cosa di comunisti, ma ti fa venire una voglia, cioè incoraggia la spesa e alla dissipazione, tu compreresti tutto lì a Fiumicino. Incentiva la spesa. Incentiva a livelli inauditi alla dissipazione, allo spreco, allo sperpero, al comprare 5 volte quello di cui hai bisogno. Un pomodoro a 23 kg. Cosa ti sei comprata? Fracco di roba, 400 euro di spesa. Accidenti. Sì, perché poi lì ti viene voglia di fare regali, cioè, sì. È uno dei pochi posti al mondo dove tu entri e ti viene voglia di fare regali. Lì avevo l'amica, l'altra, poi ero in macchina. Quindi ci sta. Poi sai, pensavo, uno che non ha tanti soldi, metti sei in due guadagni, ti entrano 2.500-3.000 euro al mese da stipendi. Non è che hai molta possibilità né di viaggiare, né di provare i sapori, né di... Lì hai l'angolo birreria dove provi la cucina tirolese tedesca, sì. L'angolo mediterraneo, l'angolo del salume, cioè è un modo più che dignitoso di stare nello stesso posto e fare tanti assaggi, come un viaggio, no? Tra l'altro dà una bella immagine dell'Italia, molto... Cioè, di paese che sa ancora inventare qualcosa, imprenditorialmente. Poi non so i conti, bisognerà vedere i bilanci. È un Ikea, quelle cose che ti cambiano la vita, che poi anche da grande rimani affezionato alle prime cose comprate all'Ikea. Ah, ecco, aspetta, questo... C'è l'idea di quel posto, non so, se io devo comprare un matrasso, se devo comprare il matrasso, a me viene in mente andare all'Ikea, non dai materassai o... Cioè è un posto, però sì, uno dei primi, ti un viene. Luogo mentale, no? Sì, cioè, esatto. È una cosa dell'Ikea, l'arredo dell'Ikea, cosa c'è anche. Cioè, cos'è che ha come l'Ikea? È che ti dà l'idea di prendersi cura di te, l'idea che si prendono cura di me, cioè che mi danno un materasso che non mi fa venire, che ne so, l'allergia, che mi dà. Qual era il mio reddito? Senti che hai scaricato il mondo intero. Un discreto reddito, mica male, 70... Sì, ma c'è la...
c'è il trucco. Allora è 30 di meno. È 30 di meno il mio reddito. Io sono 30 di più, mi scusa. No, di meno. Tremendamente col reddito da scrittore giornalista, che sennò sarebbe miserrimo. Ah, certo.